Oi! Oi! Oddio, c'è qualcosa di... Oddio, lo sapevo! Non sembri simpatico... Ehi, hey, gente, questo è il video, benvenuti sul canale con questo nuovo video. Oggi proveremo un nuovo format che chiameremo 3 giochi horror a caso, che come potete immaginare sarà un video dove proveremo 3 giochi horror indipendenti casualmente scaricati dal sito internet itch.io, che è una piattaforma che permette a giovani sviluppatori di giochi indipendenti di mettere in risalto le loro capacità da sviluppatore di videogiochi per l'appunto e di programmatore, condividendo con noi le loro creature, ovvero i loro videogiochi. Metto subito, diciamo, in chiaro, ragazzi, che questo non è farina del mio sacco, questo format. Ho preso l'idea da oltremare da youtuber più famosi di me, di gran lunga più famosi di me, ma è un format che mi ha ispirato molto perché per l'appunto mi permette di godere della mia passione dei videogiochi, e chi mi segue da molto saprà benissimo che io ho la mania dello spavento, del grido, del giocare questi giochi spaventosi, e soprattutto di svolgere questa attività promozionale a titolo gratuito per questi giovani talentuosi che meritano di essere messi in risalto. Ovviamente chi più e chi meno. Metterò il link in descrizione per ogni videogioco, infatti se scrollate verso il basso potrete vedere ogni videogioco, e soprattutto mentre scrollate verso il basso, ragazzi, per favore un pollice in su se vi piace il video, e soprattutto un'iscrizione è sempre ben gradita. Buttiamoci subito nel primo videogioco. Ta-da! Combo Bomb Games, oppure meglio Combo Bomb Games, prova subito Combo Bomb Games. Allora, il primo gioco che ci aspetta si chiama Potrick Snap. Ovviamente è un'ispirazione a SpongeBob, però hanno chiamato il gioco Potrick. Penso sia stato un solo giocatore, però comunque gli sviluppatori hanno scelto di chiamarlo Potrick per motivi di copyright, perché credetemi, la Nickelodeon è veramente suina in fatto di copyright. Buttiamoci subito. Ai ai, Captain! Sì, signor capitano! Oh! È bellissimo! Parla Potrick, ma questo cos'è? E Potrick dopo droghe pesanti e litri e litri di alcol. Oh mio Dio. Oi? Ciao. Ciao. Can you clean the house? Puoi pulire la casa? No, fatelo da solo, è casa tua. Come, ok? Ma scusami. Let's start with the living room. Iniziamo con... Con, come cazzo si chiama? Living room, oh madonna mia, non mi viene living room in italiano, salotto. Sposta le scatole dentro il deposito. Oh mio Dio. Ma è intenzionale, non è un bug, è intenzionale. Che cavolo ti guardi? Potrick, guarda che ti... Oddio, l'ha girato di 180 gradi. Bene tettino comunque. Non posso passare di qua, devo prendere le scatole. E sposta nel storage. Quella è la kitchen, quindi cucina, storage room. E questa? Oh madonna mia. Oh madonna mia, cos'è sta statua? Cos'ha? Come si butta giù la roba? Ah, devo semplicemente spostarla. Più semplice del previsto. Non mi guardare così, guarda come eri carino da piccolo. Che ti è successo? L'età ha colpito pesante. Secondo me è più la droga che l'età, però. Vabbè, una scatola per volta, ce la faremo, ce la faremo. Porca miseria, Potrick, sei proprio invecchiato male. Guarda che bel paparino che avevi, e tu invece non hai la metà della sua età, però. Sei proprio uscito male. Senza offesa, eh. Ma non mi guardare così, c'è una TV tutta bianca che sta mostrando un canale. Dov'è il canale del pesce? Cioè, spero di non essere l'unico che conosce SpongeBob, ragazzi. Veramente, è uno dei cartoni col quale sono cresciuto. Infatti si nota il mio deficit di cromosomi. No, Leone il cane fifone, SpongeBob, mia madonna mia, quanti cartoni belli c'erano una volta. Adesso... Ai, ma... Ah, che c'è? Che succede, Potrick? Did you finish clean? No, ho appena iniziato, hai finito di pulire? No. No, ma ci sono ancora... 3 scatole da portare. Beh, continua a pulire, io guarderò la televisione. Non è vero, stavi guardando me per tutto il tempo, Potrick. No, non mentire. Ci sono gli spettatori da casa che possono testimoniare. Ok, se finisco te lo dirò. Ok, puoi fare così con le tettine, per cortesia. Mi piacerebbe proprio vederlo. Oh, hai detto che guardi la televisione. Ma scusami, ma che canale stai guardando? Non sembra MTV. Anzi, forse è più divertente di MTV. Non mi è mai piaciuto. L'unico motivo per cui ho guardato MTV in vita mia è stato per guardarmi Full Metal Alchemist, il primo, quello col finale brutto. Cioè veramente, il primo Full Metal Alchemist era tanta roba se non fosse stato per
Il fatto che all'improvviso hanno deciso di farlo finire, del tipo tutto incompleto, senza spiegazioni, hanno deciso di fare il finale brutto. È così, soprattutto non improvviso che non te l'aspettavi, si vedeva che stava finendo, ma del tipo hanno deciso di fare una storia lunghissima, ma poi gli ultimi 7-8 episodi hanno deciso proprio di finirla in pendio quella serie. Non so come mai. Infatti ci hanno fatto il remake Full Metal Alchemist Brotherhood. Oi! Oi! Piano? Che c'è? Madonna, ora capisco perché è un gioco horror. Non li posso parlare, per me è per interagire. Che c'è? Potrick? Potrick! Potrick! Che succede? Mi fa parlare. Ho una torcia! E ci sto provando, ma non mi fa parlare. Oddio, tra l'altro posso saltare. Posso saltare su di te, Potrick. Vieni qua. Ma che hai con quella testa? Scusami. Non ti posso parlare, giovanotto. Perché? Ho capito che è un gioco indipendente, però... Oddio mio. Qui ci sono dei guai, ragazzi. Non riesco a parlare a Potrick. Se non riesco a parlargli... No, Potrick, non ho voglia di rispostare tutte le scatole, Vediamo se vado in cucina, magari mi segue. Magari mi segue se vado in cucina. Aspettate un secondo, vediamo. Madonna mia, quanto è inquietante sta casa. Non mi sta seguendo. Suino, seguimi! Potrick! Per favore! Per favore, Potrick! Dammi la possibilità di parlarti! No, devo riavviare. Devo riavviare, ragazzi, torno subito. Allora, amico mio, vado subito. Parliamo. Avete sentito la magia di tre... Le posso spostare così? Oh madonna mia, è molto meglio. Ma potresti anche darmi una mano invece di guardare quella tela Mi sono dimenticato che mi stava fissando. Adesso mi dovrebbe spaventare dicendomi... Hai finita! Chissà cosa è successo per strada. Secondo me è finito in un... Mi sono spaventato la seconda volta. Eppure l'ho detto. No, non ho finito. I'll be watching. Ma perché mi guardi? Perché mi devi guardare? Scusami, ma che sono? La tua schiava? Ho capito. Manca solo la catena, padrone. Tu dica cosa devo fare io. Io sposto subito scatola. Tu comanda, padrone. Io faccio tutto. Vuole che pulisca a casa? Faccia subito. Ecco, vuole anche quella scatola spostata. Ma scusi, se l'entrata di là, quando è arrivata? No, dove è entrata? Io sono entrato da bagno? Com'è possibile che sia entrata da bagno, signore? Signor padrone, mi spieghi subito come ho fatto io a entrare da bagno. Smettila di fissarmi. Adesso mi correrà addosso. Allora, stiamo fermi così non si bugga il gioco. Oh! Did you finish clean? Yes! Sì, padrone, ho finito subito di pulire. Yes, sì, ho finito. Wait here, I will come again. Aspetta qui, tornerò. Ok, ci sono ancora delle cose da fare dentro la casa. No! Stop talking and wait smettila here. Di parlare e aspetta qui. Madonna mia. Quanto è simpatico sto Potrick. Hey, Mr. Krabs. Salve, hey, Mr. Krabs. Patrick, did you get me the guy for? I brought it. Great! I brought the money and I will come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Non ho capito cosa ho portato. Hai portato ciò di cui avevo bisogno, ma non ho capito. Una persona, forse parlava di me. Lui, sì, certo. È lì, dentro quella stanza. E lui fa, va bene, arriverò con i soldi. E tu portamelo qui. Va bene, a dopo, signor Krab. Go to your room and sleep. Vai nella tua stanza e dormi. Zì, padrone, vado subito nella mia stanza e dorme. Però se lei spostasse questo bel culone gigante, io potrei passare e andare nella mia stanza a dormire. Per cortesia, signore, io non posso aprire ogni volta la porta e poi passare perché lei ha culone gigante che blocca tutto. Dov'è la mia stanza? Mi scusi. Io schiavo, vado subito nella mia stanza, ma deve dire dove sta la mia stanza. Bedroom. E questa è la mia stanza, padrone? Oh, madonna mia. No, è un letto doppio. No, io non voglio dormire con il mio boom boom rivolto verso... il fronte di Potrick, no, Vabbè, dormiamo. Non credo di aver... Dormo a faccia... Ma sei pazzo! Con Potrick dormi a testa in giù, col sedere scoperto. Oddio mio. Non avrei dovuto dormire. Cos'è, un finale brutto? Aiuto! Oh, madonna mia! Che è successo? Quello era palesemente SpongeBob. Vai a parlare a SpongeBob nella stanza davanti a te. Vado. Patrick? Potrick che sta facendo? Sta dormendo? Madonna mia, dov'è finito Potrick? Io non vorrei essere inchiappettato da Potrick. Potrick! Mamma mia, sta stupida statua. Potrick!
Bellissimo questo episodio dove viaggiavano nel tempo. Mio Dio. Ma sto lavandino non è un po' troppo alto, Potrick? Zio Potrick. Padron Potrick. Zio Padron Potrick. Questo zibedeo. Dove è finito Potrick? Andiamo a cercare SpongeBob. Ci ha detto di parlare con SpongeBob. SpongeBob. Scusate, Nickelodeon, non mi... Ah! Gesù, bambino! Potrick! Stavo cercando il bagno. Scusami. Sto a posto? Che stai facendo qui? Niente. Niente, padrone. Non entrare qui. Ok. Vai a pulire la cucina. Sì, signore, vado subito a pulire la cucina. La prego, non picchiami. Io vado subito a pulire la cucina. Vado subito, subito. Madonna, che spavento. Oddio mio, che ci hai fatto tutto sto formaggio in giro? Posso mangiarlo? Madonna, io adoro il formaggio. Aspetta, ma lo sto mangiando. Ah, ma io ho buttato a caso così. A quanto pare sì, lo devo buttare tutto qui. Oh, stronzo, non mi spaventare di nuovo, eh. Vada, eh. Ho l'impressione che mi spaventare di nuovo. Ma perché hai abbandonato tutto sto formaggio? Che cos'è? Hai messo un parmigiano con una dinamite dentro ed è esploso in tutta la cucina? Che è successo, Potrick? Che è combinato qui? Ma poi perché vedo l'ombra del formaggio ma non la mia ombra? Che è successo in questo gioco? Potrick? Ok. I just want out to clean the kitchen. Che cosa? Cosa? Non è inglese questo. Penso intenda dire voglio sapere how. I just want to know how. Cioè vorrei sapere come pulire la cucina. Perché sennò non ha senso questa cosa che c'è scritta qui. Ok, io subito. Oh, Madonna, sei proprio... Bastardi! Sono dei bastardi questi. Mi ha già spaventato 3 volte con sto tettina rosa. Madonna mia, tieni, mangia. Mangia sto formaggino che sei già brutto. Oddio, l'ho despawnato. Potrick, vuoi un pezzo di formaggino? A posto? Altro formaggio non lo vedo in giro. Ah no, ce n'è ancora uno lì. Oh madonna mia, questi non c'erano prima. No, non c'erano prima questi. Oi! Mi ha schiacciato. Oddio! Che ti succede? Hai paura di me? Sì, un pochino. Se non avessi questi occhi, questa barba e soprattutto non fossi crocifisso, praticamente avrei un po' meno terrore di te. Oh no! Non dirmi che è quello che penso. C'era Gary prima. Oh no, Gary, no! Ha inchiodato pure Gary, che poverino prima era qui. Gary! Oh madonna mia. Beh, Gary, a differenza di SpongeBob, non credo che... Ah, no, non ho paura di te. No, invece ho paura di te. Che cosa ci fai qui? Ma non so, stavo pulendo la cucina, poi mi ha schiaffeggiato e mi ha mandato KO. Stavo pulendo la casa. Per quanto tempo sei stato qui? 7 giorni. Oddio, questa è una tratta degli schiavi. Ma questo stronzo. Mouse, sono un uomo. Sono un uomo. Se questo è il ragazzo, lo prenderò per metà prezzo. Questo fa molto ridere. No, prenderò il prezzo completo. No, lo prenderai per metà. Ok, venga Mr. Crab. Lo ucciderà. Lo ucciderà pure Mr. Crab, mi sa. Ma Mr. Crab non aveva... Lo sta picchiando. Gli ha sparato. Oh mio Dio. L'ha picchiato, gli ha sparato. Potrick. You must sleep because you are next tomorrow. Devi dormire. Non ho capito. Mr. Krabs. Ci vediamo domani, ha detto Sponge, ma non ho capito. Ehi tu, ehi tu. Che c'è? Ah, ha vomitato la chiave. Allora, corri, Patrick sta dormendo. E poi scapperemo. Facciamo un accordo. Libera mia, vabbè, quindi dobbiamo scappare insieme a SpongeBob. Ci ha vomitato una chiave di gomma, di spugna, ma spero che funzioni.
diciamo è un gioco particolare. Hey, hey, Hazem, look at the fat Patrick very fast. Parla a Patrick. Very fat, stop. Sembra veramente grande. Oddio! Abbiamo perso anche SpongeBob. Vuoi dire qualcosa anche tu? No, padrone. È morto SpongeBob perché ha detto a Patrick che è grasso. Più che altro no, non è un doppiatore vero e proprio, hanno semplicemente preso le frasi del cartone e le hanno tagliate. Infatti sentite che ci sono proprio gli sbalzi. Oh Patrick, prima di tutto quello è un clarinetto e non è una fisarmonica. Prima di tutto. Vabbè, abbiamo dormito ancora sul sangue e il cervello di SpongeBob. Piccolo. Però adesso abbiamo la chiave. Uccidi Patrick. Sono uscito dalla gabbia. Uccidi Patrick. Perché ha lasciato la pistola qua a terra? Tra l'altro è una 1945. Prendila. Prendila. Oh, prendila. Oh, equipaggiala. Oh, la pistola. La pistola. Oh, ce l'ho, ce l'ho. Sta dormendo il bastardo. Ah! È successo. Oh mio Dio. Giochi indie, ragazzi. Ok, ci risvegliamo di nuovo nella gabbia. Meno male che mi devo rifare tutto. Oh mio Dio, devo uccidere Potter. Grazie alla chiave di vomitata da SpongeBob adesso siamo evasi. Proviamo a non morire anche stavolta. Però sì, era lì il bastardo, l'ho visto. Raccogli la pistola. Ah, ottimo. Ma perché sono così lento? Patrick, il culetto. Dov'è il bastardo? Secondo me mi spaventerà di nuovo. Oddio, eccolo lì. Oro Mr. Crab. Allora, padrone, questa è la tratta di mio. Ah, ha preso i miei soldi. Eccoli qua i soldi con cui mi aveva comprato Mr. Crab. Bello! È finito. The Reactor. Oh, madonna mia. È demenziale, per carità. Molto demenziale come gioco. Però dai, è stato molto divertente. Mi ha strappato qualche risata e soprattutto 5 spaventi. Stavo a dire 4. 5 spaventi. Beh, ovviamente lo trovate su itch.io, primo gioco. Molto carino, eh. Non è di certo Elden Ring, ma ci possiamo accontentare. E passiamo al gioco numero 2, Missing Hiker, ovvero Escursionista Scomparso. Un gioco che sembra già molto più serio del primo al quale abbiamo giocato. E soprattutto noto subito lo stile VHS che mi fa pensare sempre gioco horror. E testimone sono tutti i giochi della Chilazard che ho portato finora. Buttiamoci subito nell'avventura. Dicembre 11, 1994. Press e Nikki. Premi un tasto qualsiasi. Mio fratello Ethan è scomparso da più di 24 ore. È andato in una gita di escursione vicino alla montagna rossa, Red Mountain. E sarebbe già dovuto tornare ieri. Sono andato alla polizia locale, ma hanno detto che non hanno le risorse per una ricerca al momento. Quindi ho deciso di prendere il problema tra le mie mani. Guido io? Guido io! Oh! Avevo portato un gioco dove guidavo così. Come si chiamava? Madonna mia, che déjà vu! Ah sì, quello lì, Norwood Hitchhike, lì, quello lì di First to Fathom, Norwood Hitchhike, dove guidavo io la macchina. Che bello che è però, eh. Mi piace molto il filtro VHS. Cioè, non in tutti i giochi viene bene, per carità, ma in questo proprio mi piace, è proprio bello, eh. Per esempio, sui giochi dal Chilazard non mi piaceva il filtro VHS. Su questo mi piace. Su First to Fathom il filtro VHS è stupendo. Non lo so, alcuni lo fanno bene, altri no. Ho come l'impressione che il mio carburante finirà ad un certo punto nel mezzo del nulla. Ma mi posso schiantare contro un albero? Vroom! Vabbè, è un gioco indie, ragazzi. Che volete che si fa? Non è che bisogna sempre criticare. È l'esperienza, ve l'ho detto. Oh, lì vedo qualcosa di illuminato. Sembra una specie di supermercato. A parte che la virata sembra sembra, non lo so, di guidare una moto, ma manco una macchina. Cioè, veramente, giro il volante di cosa? 90 gradi e questa è già girata di 90 gradi. Oddio, c'è qualcuno che sta venendo. È meglio non schiantare. Oh! Ma che è questo? Manco
Manco osa fermarsi quando vede che li sto andando contro mano. Sto suino. Vieni, vieni, fatti sotto. Ti sfido. Ti sfido! Oddio, sei morto in un incidente stradale. Però prima di morire ho detto: dovrei parcheggiare in questo posto per cercare mio fratello. Dovrei parcheggiare in questo posto per cercare mio fratello. Patrick Snap, devo dire che è un voto che gli darei è un 6+. Mi è piaciuto, è stato molto simpatico dal punto di vista risata e soprattutto è stato abbastanza jumpscare. Oddio, i retrovisori funzionano davvero. Mi scusi, siamo già morti nella vita precedente, se si ricorda. Non voglio rifare la stessa fine, mi piace. Dovrei parcheggiare in questo distributore di benzina e chiedere se hanno visto mio fratello. Va bene. Ok, ho parcheggiato. Oh. Premi E per uscire. Vabbè, si è ricordato di tirare il freno a mano, non è da tutti, eh. Oh, perché ho sempre la torcia? Ho la torcia di default, almeno sono ben equipaggiato. C'è nessuno qui? Posso rubare questa macchina? Sembra molto più carina della mia. Sembra una Mercedes, sembra. Sì, sembra proprio una Mercedes. Che bandiera è questa? Cos'è? Non lo riconosco. Boh, Liechtenstein. Boh. Oddio, ci sono già delle persone molto strane qua dentro. Ehi, bello! Hai visto mio fratello? Che vuoi? Sto cercando mio fratello. È scomparso mentre facevo l'escursionista in quest'area. Mi dispiace offenderti, fratello. Ma questo non è un mio problema. Donna, io l'avrei già picchiato. Inoltre, non dovresti chiedere a delle persone. Non dovresti avvicinarti a delle persone che non conosci in questo modo. Specialmente in quest'area. In questo posto. Che cosa intendi? Beh, guarda, amico. Ho lavorato fino a tardi. Voglio solo prendere degli snack e delle birre ad andare a casa. Vestito come sei non sembri proprio un tizio da snack e birra, però. Non sono dell'umore per parlare con le persone che non conosco al momento. Lo capisco, mi dispiace per averti. No! Dico, cambia le maniere, lo prendi lì, ta 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 ta, così a schiaffi finché non ti dice quel che sa. Ma guarda che. Ma come cazzo ti permetti? Ma non ho capito. Ho capito che c'è tutto disturbato e lì ho sbagliato io. Ma non è che ti. Ah, voglio solo farmi degli snack e andare a casa. Non voglio parlare con degli sconosciuti. Scusami, non è che ti sto chiedendo il portafoglio, Ti sto chiedendo, hai visto questo ragazzo? Punto, sì e no. Le risposte sono due. Invece di farmi tutta sta pappardella. Madonna, l'avrei pigliato a schiaffi fino al giorno dopo. Sto deficiente. Vabbè, chiediamo al cassiere. I cassieri sanno sempre tutto nei giochi. Magari ci racconterà pure una storia locale. Cosa posso fare per lei, signore? Sto cercando mio fratello. È scomparso in questo posto. Doveva già tornare a casa ieri? L'hai visto? Che hai aspettato, fratello? Ha dei capelli marroni ed è piuttosto alto. Ha anche uno zaino verde. Fammi pensare per un secondo. Questi sono due secondi. Sono sei pallini, il che vuol dire sono sei secondi, ragazzo. Sì, credo di aver visto tuo fratello. Così, con nonchalance. È venuto ieri e ha portato delle cose. Ha comprato delle cose. Dell'acqua e qualche snack. Se stai cercando di trovarlo, hai già avvertito la polizia? Sì, l'ho fatto, però mi hanno detto che non hanno le risorse per una ricerca al momento. Cioè, voglio dire, una persona è scomparsa e la polizia ti dice no, non abbiamo le risorse per cercarla. È capodanno, ragazzo, non mi ce ne frega un cazzo. Dobbiamo vedere la finale della Champions. Hanno detto che avrebbero iniziato la ricerca solo se la persona sarebbe scomparsa per... Questa è una grandissima stronzata che è una, diciamo, una diceria che gira principalmente per colpa dei film. Che una persona, la polizia non può iniziare le ricerche per una persona scomparsa se non è scomparsa da almeno 48 ore. È una stronzata assoluta, non è vero. Se noi andiamo dalla polizia possiamo motivare, diciamo, le nostre preoccupazioni. Per esempio, mio figlio non è tornato a casa quando torna sempre alle 4. Ho chiamato i suoi amici, non abbiamo trovato, la polizia inizia la ricerca anche dopo un minuto che è scomparso. Non credete a queste stronzate che la polizia non inizia a cercare se non è scomparsa da almeno 48 ore. Questa è una stronzata, è una bufala assurdissima. Se siete preoccupati perché qualcuno è scomparso, chiamate subito la polizia, ragazzi. Non ascoltate queste dicerie da film. Non è la prima volta che ho qualcuno scomparso in questo posto. Vedete la storia, ve l'avevo detto. I cassieri nei bar così in culo al mondo hanno sempre una storia da raccontare. Almeno un buon numero di persone è scomparso nell'ultimo decennio. Persone parlano molto. Ho sentito rumori, dicerie, che ci sono delle strane grida e strani rumori che arrivano dai boschi.
Quindi dovresti fare attenzione, specialmente andare in quel posto a quest'ora della notte. C'è una strada proprio dietro il distributore di benzina che porta alla montagna. Stai sicuro di... cerca di seguirla. Potrebbero esserci degli animali selvaggi in quel posto. Grazie, sarò sicuro... cioè, cercherò di essere attento. Fai attenzione. Grazie, mi dai un pacco di sigarette, scusami, così. Perché se è un killer mi vede... capisce che sono un tipo troppo figo e decide di non attaccarmi, di non aggredirmi. Non fumate, ragazzi. E non posso prendere, non so, uno zaino o qualcosa dal mio bagagliaio. Ho detto che c'è una strada da seguire dietro il distributore, questa strada gigante. Sembrerebbe una strada. Madonna mia, ma perché non me la posso fare in macchina, scusami? Mi sembra logico. Perché non me la faccio in macchina? O cos'è, la mia macchina non guida sullo sterrato? Oppure mi sono dimenticato di cambiare le gomme, c'ho solo le gomme estive. E qua nevica, qual è il problema? Come l'impressione che qualche strana creatura mi attaccherà adesso di notte? In piena notte. Sapete com'è? Se quel barista si fosse fatto i cazzi suoi e non mi avesse detto niente, secondo me non sarebbe successo niente. Invece ci ha raccontato di questa storia locale. 10 persone scomparse, una dozzina di persone scomparse, ora toccherà a noi. Non saremmo la 13ª persona scomparsa. Perché? Perché un barista non sapeva, cioè un... commesso non sapeva farsi i cazzi suoi. Un commesso canadese, devo dire, tra l'altro. Beh, almeno lo stamina è infinito, sapete. Già su molti videogiochi si corre per un quarto di minuto e... oh, oh, lì c'è una luce. C'è una luce lì, vero? È un orso oppure è una luce? Dite che mi dovrei avvicinare. Io mi avvicino. Oh, la tenda di mio fratello sembra completamente diversa. Dovrei dare un'occhiata. Questa è la tenda di tuo fratello? Come fai a sapere che è la tenda di tuo fratello? Sto da... oh! Gesù, bambino! Wow, wow, che cazzo sei? Mi hai spaventato a morte! Tu hai spaventato... io ho spaventato te, ho quasi avuto un infarto! Che cosa vuoi? Spero che non sia un certo... un tipo di pervertito, che tu non sia un pervertito. No, non lo sono, sto solo cercando mio fratello. Stava facendo l'escursionista in quest'area. L'hai visto? No, non l'ho visto, non l'ho visto. Almeno chiedimi che aspetto ha. No, non l'ho visto, che cazzo ne sai? Non sai neanche come, che aspetto ha. E infatti lo sta dicendo anche il mio personaggio, tre puntini. Senti amico, sono solo un tizio che ama fare escursione in mezzo ai boschi e dormire in una tenda in condizioni di congelamento. Non ho visto nessuno questi per molti giorni. Lo capisco. Questo, io sono il tizio più comprensivo che abbia mai incontrato. Già quello le ha risposto male al supermercato. Lo capisco. Questo gli risponde male. Lo capisco. Ma sono Gandhi, sono... che cazzo? Pianifichi di andare ancora più in profondità nella foresta? Sì. Andrò a cercare intorno a quell'area. Spero di trovare mio fratello, almeno delle tracce di lui. Senti, probabilmente pensi che sono uno stronzo, un drogato o qualcosa del genere. Ma l'ultima notte... ho messo la mia tenda un po' più a nord. Ho sentito degli strani rumori arrivare dalla foresta. Sembravano dei bambini sembrava un bambino piangere, ma non ho visto niente. Mi ha spaventato a morte. Probabilmente era un criptide, non so che cosa significa questa parte. Un cosa? Un criptide. Senti amico, do you carry? Ma che cazzo vuol dire? Lo stai portando? Che cosa intendi? Sto parlando riguardo a un pezzo, amico. Qualcosa per proteggerti. Ah, una pistola. Intendi una pistola? No, non ce l'ho. Beh, allora non dovresti essere qui in primo piano. Sì, c'ha ragione. È troppo pericoloso andare ancora più in profondità nella foresta di notte. Ma non ti fermerò. Voglio solo dormire adesso. Spero che ti rapiscano, guarda. Spero che quella bestia che ha rapito mio fratello ti venga a mangiare durante la notte. Ah, inoltre un'ultima cosa. Non venire di nuovo nella mia tenda di notte un'altra volta. Ti ho quasi sparato. Allora dammi il tuo di ferro, no? Beh, immagino che dovrei essere contento che tu non l'abbia fatto. Anch'io. Buona fortuna con la tua ricerca. A te sto stronzo. Questo è uno di quei pervertiti che ti sparano, no? Perché è così. Hanno il grilletto facile, magari ti abbandonano nella foresta e scappano. Proprio quei pezzi di merda, quel tipo di pezzi di merda proprio. Però porca miseria che spavento. Adesso, dove cacchio sto andando? Sempre dritto. Verso nord. Tra l'altro, ripeto, me lo potevo fare in macchina tranquillamente, invece ho deciso di farmelo a piedi, perché sono un genio. Un genio del male.
di non guardarmi tra i boschi, tra gli alberi, perché ho come l'impressione che qualcosa mi attaccherà, ma piuttosto suino sto gioco, eh. Lo spavento è stato proprio bello. Oddio, c'è qualcosa lì? Ah no, sono delle pietre, ok. Non detto. Come non detto. Ok, credo che dopo, dietro questa collina, succederà qualcosa di brutto. Di solito dove inizia la discesa. Ah no, ok, non c'è niente, per fortuna. Chissà che fine ha fatto mio fratello. Dite che è morto. Io credo di no, dai. Ma generalmente questi giochi indie finiscono male, quindi è plausibile che mio fratello magari sia morto e io lo raggiunga molto presto. È plausibile, non è da escludere. Però non è male l'atmosfera che hanno creato. Un po' i suoni, cioè, diciamo, sono un po' troppo bassi. Non è un male, però, considerando questa... Ah, si sta facendo molto freddo. Dovrei mettere la mia tenda sul lato della strada. Cosa intendi dire? Qua? Qui? Dove devo mettere la mia tenda? On the left side of the road. Ah, ecco qua. On the left side of the road. Cioè, più che altro questi suoni in background non sono proprio piacevoli. Ok, fanno molto inquietudine da gioco horror, però non mi ispirano più di molto. Oh, ok, sono dentro la mia tenda, il mio zaino. Un po' freddo, ma mi sto addormentando piano. E immagino che addormentando mi sentirò le grida di cui parlava quel deficiente prima, no? Possibile? Oppure mi sveglio la mattina e cerco di nuovo mio fratello. No. Ah sì, credo di aver sentito qualcuno gridare. Non sono sicuro se fosse reale o me lo sia immaginato. Devo andare a cercare. Devo andare a controllare. Potrebbe essere mio fratello che sta gridando aiuto. Tu sei convinto? Ma veramente, hai una tenda e qualsiasi cosa dentro questo cazzo di zaino, ma non hai... C'è una luce più in profondità nel bosco. Spero che sia... Ah, eccola lì. Spero che sia mio fratello. Eccola lì, quella luce. Sì, sì, si vede, si vede. Devo andare di là, no? Spero che non mi attacchi qualche animaletto schifoso, un orso, se no. Però veramente, dicevo, c'hai una tenda, c'hai di tutto e di più dentro quello zaino e non hai una pistola. Cioè, voglio dire, siamo in America, ragazzo. Tutti hanno una pistola. Cioè, sui Griffin te la vendono con la bottiglia di whisky in Texas. Voglio dire, una pistola serve, specialmente in queste condizioni. Sai quanti pazzi ci sono in mezzo ai boschi? A parte i pazzi, quanti orsi, quanti animali selvatici, i lupi. Oh sì, ma che ci fa questa struttura così abbandonata in mezzo ai boschi? Cos'è, un macellaio? Il macellaio dei boschi? Un taglialegna? Che cos'è sto posto? Voglio dire, ma poi perché nevica? Dove... Oh no, la mia torcia sta smettendo di funzionare alla grande. Lo prenderò nel culo. Spero non mi piaccia. Spero proprio che non mi piaccia. Oh, uno zaino. Ah, questo è lo zaino di mio fratello. Deve essere stato qui. Probabilmente. Strano, lo zaino è completamente vuoto. Non c'è niente qua dentro. Sarà perché mio fratello è stato derubato? E hanno preso tutta la roba. Chi è stato il nefasto che ha deciso di derubare mio fratello? Dov'è mio fratello? Devo entrare per caso in questa catapecchia abbandonata? Io non ho intenzione di entrare qua dentro. Mi fa molto paura questo posto. Ho come intenzione che farò una brutta fine se ci entro. Oddio, mi sembrano delle tracce di sangue, ma no, non è sangue. C'è nessuno? Sei uno stupratore? Io non lo sono, eh. Il mio boom boom non si tocca, per cortesia. Oddio. Oh, c'è una fotocamera, non posso guardare. Che cazzo, qualcuno ha fatto una foto della mia tenda, della mia macchina. E sei sicuro che dovrei restare ancora qui? Dopo tutto quello che hai visto? Ciao! Hai intenzione di farmi del male? No, ma mi posso chiudere qua dentro, scusami. Io mi chiudo, Giuro la chiave. Non sembri simpatico. Ah! Oh, Gesù, bambino, porca puttana. Il tuo corpo non è stato non è più stato ritrovato. Vabbè, finale brutto, ragazzi. Credo sia fosse quello il finale. Non so, c'era qualcos'altro da scoprire? C'è qualche altra stanza da esplorare?
No, perché non mi ha salvato la partita, quindi devo rifare tutto. No, dai, fermiamoci qui. Passiamo al terzo videogioco. Mi sono un po' cagato abbastanza addosso. E ragazzi miei, eccoci qui con il game numero 3, The Shadow of Route 80, che sarebbe dire l'ombra sopra la tangenziale numero 80. Devo ammettere che questa colonna sonora sta il fatto suo, mi sta mettendo abbastanza inquietudine, così come il filtro VHS. Il filtro VHS veramente per me è proprio sentenza di horror, infatti ecco qua, Edsgas, un altro distributore di benzina stregato pure... Ah no, io stavolta sono il cassiere. Sono il coglione che racconta la storia brutta. I think I should probably clean a little. Dovrei pulire un pochino. Ma pulire che cosa? Scusa, io non vedo sporco. Sarà il filtro VHS, ma non vedo niente. Cioè, è tutto sporco. Ok, lì vedo una chiazza gialla. Come ci arrivo? Boh. Come ci arrivo? Non c'è una porta. Penso che il mocio sia nel corridoio. Di là devo andare. Oh, posso interagire con questo? Quando diventa un pallino? Ah, no, niente. Niente, nessuno mi cerca, nessuno mi caga. Però ragazzi, guardate che già questa cosa di poter interagire con le piccole cose è un dettaglio che non tutti i videogiochi hanno. E quindi c'è già da stimare, quindi un punto in più ragazzi. Ah, comunque sì, ho guardato i finali del videogioco precedente. Il finale è quello, non ci posso fare niente. Cioè, c'è nessuno? Devo solo prendere il mocio e pulire. Devo solo fare il mio lavoro. Però scusami, che distributore di benzina è in Alaska che non c'è nessuno? Questo è il mocio? Ok. Pulisco? Oh madonna mia. Una cucina. Che bello. Cioè praticamente ci vivo io qua. Ora capisco. Storage, che sarebbe magazzino. Non c'è una torcia. Stavolta è il primo gioco che inizio senza torcia. Madonna mia. C'è nessuno qui? C'è nessuno? Oh, chiudi questa porta, madonna mia, inquietante. Buio pesto. Non potete mettere delle luci sul retro. Fuori non c'è nessuno per... È automatica, madonna, mi stavo spaventando. Devo pulire sta roba? Ma chi è? Qualcuno ha pisciato sui frigoriferi, ma stiamo scherzando? Qualcuno ha vomitato? No, questo è caffè, ragazzi, questo è caffè, meno male. Non dovrei... Ah, qui qualcuno si è tagliato, non lo so, la carotide. Ah, penso che sia tutto. I miei 6 dollari l'ora, diciamo, sono stati ben guadagnati. Che sta luce non la possiamo cambiare, ragazzi miei. Mettiamo a posto il mocio, quindi cos'è? Chi c'è? Chi è? Chi è il deficiente che sta suonando il... Ah! Che hai da suonare? Vieni qua e parlami, animale! Suona il clacson così da fuori. Da fuori, non ho capito io. Dove cazzo credi di essere? A casa tua? Te sto deficiente? Cazzo vuoi? Oddio, ho visto qualcuno lì. Chi sei? Oddio, non c'è nessuno. C'è solo un sedile sporco di sangue. Non c'è nessuno qui? Che cazzo, non c'è nessuno qui? Questo è sangue? Ma che diavolo? Sì, effettivamente è piuttosto inquietante. Lo stronzo ha suonato il clacson ed è scappato. Mi sta squillando il telefono. Ovviamente sarà mica il serial killer. Posso rispondere? No, devo per forza farmi la strada. Figurati! Si è spenta stavolta. Ho come l'impressione che lo stronzo sia entrato qua dentro, sia da qualche parte. Mi aspetti? Chiudo. Io chiudo, nel dubbio chiudo. Nessuno? Posso dirvi che non ho capito un cazzo, ma di sicuro non sembrava amichevole il signore. O signora, magari era una signora da chi si è fumata tonnellate di sigarette. Scusami, posso chiamare la polizia? Non so, io in una situazione del genere ho trovato una macchina con il sedile sporco di sangue. Una chiamata piuttosto strana. Sembrava piuttosto minacciosa la voce. Io avrei chiamato la polizia. Mi sarei rinchiuso dentro uno di questi cassetti con una scatola di patatine, così si sarebbe arrivato. Ti prego, mangia le patatine, non me... Voglio dire, un po' di cervello. No. I miei... Sapete... Cos'è un rumore? Non sono delle videocamere, non so. Allora mi ammazzano e nessuno scoprirà niente di me. Oh, cozzarola! Cos'era quella roba? A parte che non ci vedo più un cazzo.
Una torcia? No, no, una torcia. Oddio, cos'è sta roba in background? Oddio mio. Il menu di pausa è orribile. Ah, so già che mi spaventa roba, no? Ah, c'è una luce, mi ha lasciato una torcia, che gentile. Dopo avermi spaventato come una bestia, mi ha lasciato una torcia. E suppongo di dover seguire la striscia di sangue. Vero? Ma perché non posso prendere la macchina che c'è lì a scappare? quello sarebbe il piano B. Ok, adesso supponiamo. Mi ha tagliato la luce, non posso, la corrente, non posso più chiamare la polizia. Non ho il telefono portatile. Ok. Prendo la macchina che mi ha lasciato comodamente lì e scappo, no? Io quello che farei. Quello che voglio fare. Posso? Ti offendi? Guarda, il coglione pure ha lasciato le chiavi. Vabbè, no. Devo seguire la striscia di sangue. Perché noi siamo un tipico protagonista dei film horror. Noi seguiamo le strisce di sangue che dopo aver visto un demone, non lo so, mangia uomini. E probabilmente è stato lui a chiamarci al telefono e a minacciarci di staccarci il boom boom a morsi. Non è una bella fine, ragazzi, per dare il boom boom a morsi. Oddio. Dove portano? Perché devo seguire delle macchie di sangue? Che cazzo di problema c'ho? Ma perché sono così stupido? Eh? Dentro dei campi di grano! Pure! Perché? Perché? Devi darmi il secret ending, sapete? Il finale segreto, dove io posso chiamare la polizia, nascondermi dentro un cassetto o dentro questo cassonetto della spazzatura e aspettare la polizia. Voglio dire, perché mai mi avventurerei dopo aver visto una roba del genere dentro un campo di grano, a seguire una scia di sangue, a potenzialmente a crepare? Perché mai? Oddio, vedo degli occhi rossi lì. Non uccidere, fratello, ti prego. Sono amichevole, mi posso unire al tuo team. Ti porto delle vittime ogni 3 secoli se vuoi. Ah, sto per morire, vero? Oddio, un pozzo. Oh, un segno di evocazione. Ah, no, non è un teschio né di cervo né di alce. No, è un teschio di evocazione. Oddio, una casa maledetta. Però c'è un muro invisibile. Oh Gesù, vedo un'altra luce di là. Cosa devo fare, Frank? Cioè, devo morire? Fammi morire, no? Devo morire, fammi morire, però... Voglio dire... Non posso attraversare perché è un muro invisibile. Questi campi di grano. Devo tornare indietro, mi spaventerò, vero? Tornando indietro morirò. No? Oh! Oh, ho visto un cadavere. Cos'era? Un insetto o un cadavere trascinato? Oddio, c'era una casa rossa comunque là dietro, però non ci potevo andare per quel... Oh, dai, no, i brividi. Ti prego, no, fammi del male, ma in maniera lenta e dolorosa, diciamo. Non mi spaventare all'improvviso e... Ce l'ho fatta. Oddio, avete visto? Avete visto? In cucina c'era una testa. Che si è spostata lateralmente. Oh mio Dio. Sul serio? Ma perché? Perché? Perché devo seguire il pericolo? Ma almeno armati, non so, prendi sta cazzo di lampada al neon. Ah, qui c'è la luce almeno. Oddio, c'è un teschio umano. Sarà mica... Ah, salve, Salvino. Vicinino. Salve, Salvino, vicinino. Hai intenzione di toccarmi il boom boom? Staccarmi il boom boom a morsi. Ma poi perché ho raccolto il teschio delle... Trovo un teschio di un essere umano in un lavandino. Distinto lo raccolgo. Vabbè, non è la cosa più illogica che ho fatto finora, comunque. Non è la cosa più illogica, questo bisogna ammetterlo. Ora mi spaventerò tra... No? Oh, l'ho visto. È lì. Ti prego, fammi chiamare la polizia, ti prego. Almeno non farmi... Sono delle strisce di... C'è solo un modo per uscirne. La morte. Suppongo sia la morte. Oddio, sono morto. È dietro di me, l'ho visto. Oh, cazzo. Dai, uccidimi e basta. Guarda, ho le mani alzate. Non pongo resistenza. Ti prego, ma non mi toccare né la faccia né il boom boom. No?
Ah, ah no, la torcia la posso ancora accendere alla grande. Però mi ha distrutto il locale. Bastardo, bastardo schifoso. Se mio figlio deve ereditare sto locale, almeno rimetti in ordine prima di, portarmi via. Oh, dai, spaventami e basta. Perché la devi fare così lunga? Perché la devi fare così lunga, eh? Perché mi devi far soffrire in questo modo? Devo uscire? Penso di dover seguire le tracce di sangue, no? Ok, la macchina è scomparsa. No, mi investi... Sto suino mi vuole investire. È andato via con la macchina per investirmi poi. Qui non c'è niente. È il cesso. Oddio. C'è qualcuno? No, è un cesso. Non sto parlando di me. Oddio, cos'è quella roba? Oh, un altro teschio di essere umano. La grande. Chiuso. Chiuso. Non si aprirà. Ma scusami, il mio cesso? E ne abbiamo solo uno ed è pure sporco. E non solo di... Madonna mia. Ascolta, se mi devi fare del male, fammi del male e basta. Oh, te lo ripeto. Oddio, qua c'è del sangue. Chiuso. Qualcuno ha mestruato e ovviamente si è chiuso a chiave là dentro. Dopo essere morto di emorragia da mestruazione. Oddio, si è aperta una porta, lo sentite? Va bene, vediamo, vediamo. Oh, cazzo, allora no, col cazzo. Avete visto? Cos'è sta roba? Sembra Silent Hill, però ragazzi, l'atmosfera questa. Dai, ammazzami, dai. Cosa sei? Cosa c'è? Oddio mio. Sei dietro lo specchio? Tre puntini. È un tizio... Oh, Gesù. Una chiave. Una chiave molto arrugginita. Ho preso la chiave misteriosa. Ma è un tizio che ha una pistola alla testa, cos'è? Ma si sta indicando la testa. Che cazzo sta facendo sto coso? La chiave, dove me la infilo la chiave se non tra le chiappe? Penso di dover tornare nel bosco misterioso. Non posso bere della benzina e darmi fuoco, non lo so, sarebbe molto meno... Ci sarebbe molto meno sofferenza rispetto a fare tutte queste cose che mi fa fare bestia. Ma poi da dove è arrivata quella macchina? Dal campo di grano? Oh Gesù, credo proprio di sì. No, qua c'è un mondo... Ah no, c'è una strada. Ok, stavo per dire, da un campo di grano. Oh, madonna mia. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare, ragazzi miei? Ditemelo voi. Chi me lo fa fare? Adesso devo tornare nel campo di grano. L'unica altra idea che mi viene è tornare nel campo di grano, no? Dai, 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 dai. Non mi uccidere. Cioè, a sto punto abbiamo fatto un'avventura lunghissima insieme. Io non mi ucciderei fossi in te. Cioè, sennò poi con chi ti diverti? Chi è che verrà nel mezzo a nulla dopo che il vecchio cassiere è morto a fare questo lavoro di merda per 6 euro l'ora? Chi altro? Chi altro? Hai bisogno di me per divertirti. Se io muoio, chi spaventi poi? Non puoi divertirti senza di me. Quindi Frank, facciamo una cosa più logica. Risparmiami. Oh Gesù, credo di dover tornare lì. Credo di dover tornare qui. Non farmi del male. Sono giovane. Sono giovane e bello. Più o meno. Ho le mutande pulite. Mi sono appena lavato. Ti supplico. Almeno non le mutande. Adesso? Devo inserire la chiave qui? Le ossa perse dei fedeli devono riconvergere in uno solo. Non devo mettere le... Ah, devo mettere i teschi, ho capito. I teschi che ho raccolto. Fammeli mettere, no? 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 Ah, devo ancora trovare un teschio, mi sa. Ah no, eccone qua un altro. Devo raccoglierlo? No, devo prenderne altri. Che cazzo devo fare, Frank? Anche se i loro fantasmi saranno... inghiottiti con gola... avranno ancora altro da dare. Il pupazzo ballerà e poi le corde verranno tagliate. Però è dettagliato, Devo ancora capire quanto è che mi ammazzerai. Se hai intenzione, non lo so. Mi sa che devo rientrare nel locale. Frank, ti sparo un rutto in faccia, veramente. C'ho tipo la Coca-Cola che mi sta salendo adesso. Ed è tutta colpa tua che mi stai mettendo lo stomaco sotto sopra, pezzo di merda. Ma sta torcia illumina praticamente distanza a pisello. Non arriva più in là del mio pene. Ed è bello corto, eh. Ah, ecco qua. Oh, madonna, non l'avevo visto. Ho usato la chiave misteriosa, ovviamente.
Oh mio Dio, ma quanto è stupido il mio... Oddio, sta cambiando ogni volta, cambia il disegnino. Ah no, cambia a seconda di quello che ho dietro, ok. Di nuovo, devo scendere in un seminterrato, completamente buio. Questa... Ah no, questa è una delle creature che mi hanno seguito, mi pare. Mi hanno spaventato. E una di queste ho l'impressione che saranno vere. Oso, vorrei dirti che ti spezzerei le ginocchia, ma a quanto pare qualcuno è passato prima di me. Ah, ecco qua il terzo... No, una pistola. Oh, posso difendermi. L'attrezzo... L'attrezzo dell'uomo nascosto dal pupazzo. Oddio, c'è qualcosa di... Oddio, lo sapevo! Che riflessi. Mi avrebbe ucciso, secondo voi? Vieni voi, mi sfida. Bastardi, ora che mi posso difendere. Fatemi sotto. Fatti sotto, Frank. O sparerò a qualcuno di innocente, me lo sento perché è tutta un'allucinazione. Quindi ho raccolto la pistola per fare cosa? Dove sei, bastardo? Oh, ora lottiamo alla pari, dai. Fatti sotto. Ora non ho più paura di te. Ora non ho più paura di te, figlio di troia. Vieni qua. Che cazzo sei? Che cazzo sei? Manca solo la sigaretta, stile Clint Eastwood, pezzo di merda. Dove sei? Dove ti nascondi, figlio di puttana? Eh? Dai che mi serve un terzo teschio. Secondo me devo trovare un terzo teschio adesso che ho trovato la pistola. Per fare qualcosa, boh. Per completare quel rituale del cazzo. Non lo so. Era qualcosa che parlava di ossa, di stronzate del genere. Oso. Ah, magari è qui il teschio. Infatti, madonna mia, sto... Vieni qua, vieni, vieni, dai. Ancora 5 colpi qua dentro, figlio di troia. Vieni. Allora? Non fai più il fighetto ora che c'ho la pistola, eh? Però ora ho tutti e tre i teschi, mi sa che devo andare di là. Forse non si aspettava che... Forse era tutto facoltativo la cosa del bagno. Della chiave. E ho sbloccato un segreto. Un ending secret. Un finale segreto dove potrò sparare al figlio di troia. Geniale. Meglio finire in galera che morti, no? Logico. Io onestamente dovessi scegliere preferirei mantenere la vita. Per quanto miserabile. Una galera. A San Quintino. Dove è pieno di gente molto educata e... Allora? Non ne vuoi più le ossa? Ma figlio di troia, che cazzo vuoi? Ah, ma sono aumentate le ossa. No, devo cercarne ancora due. Oddio mio, devo ancora cercarne due. Ok, vengono automaticamente collocate qui. Ah, io penso di dover venire a portarle. Ora si spiega tutto. Allora, bastardi, quindi devo andare nel parcheggio. Probabilmente lì troverò il prossimo osso. Io non ho più saliva. Non ce la faccio più. Sto morendo, letteralmente. Dentro la mia anima è... È così per la paura. Sono pronto a sparare a qualsiasi cosa. Mi comparisse, non lo so, chiunque davanti. Anche il mio migliore amico in questo gioco. Pam, gli sparerei così, di impulso adesso. Sono troppo teso. Sono dal grilletto facile. Arrivasse anche la polizia di cui vi ho parlato tutto il gioco. Bang bang, bastardi. Dai, apriti sta porta. Cosa c'è? Illuminami la luce. Spaventami. Oh madonna mia. Che cazzo devo fare, ragazzi? Non lo so. L'ho perso. Ah, devo seguire le gomme forse. Ah, questo non l'ho visto. Se n'è andata via la polizia. Oddio mio. Cosa cazzo sto seguendo? Le gomme che mi portano. Pezzo di merda. Cos'era? Gli ho sparato ma... Dite che è morto perché le ho sparato? Ho i brividi ragazzi, ho i brividi. I brividi, ve l'ho detto, questo è un gioco che fa paura. Cioè il terzo praticamente è quello buono. Cioè non è che gli altri facessero cagare, per carità, però è quello che fa più paura. E ora? Dai che ti faccio venire un attacco epilettico e poi ti sparo in fronte, bastardo, fatti vedere. Dove cazzo sei? Dove cazzo devo andare? Dai. Dimmi tu. Spaventami. Abusa della mia paura. E ora? E ora? Sto figlio di troia quanto mi ha spaventato. Oh. No, non ho visto niente. Oh, eccolo qua l'altro osso. Madonna mia. Ma perché sto raccogliendo delle ossa per... Non sia. Stronzo, ho una pistola. Fammi incazzare. Oh! Eh?
Mi ha creato un sentiero. Pezzo di merda, vieni qua, vieni qua. Vieni qua che ti faccio assaggiare il colpo di 9 mm. No, questa è una 380 special. Vieni qua. Vieni qua che assaporiamo un po' di colpo. Ah, oddio, è un'allucinazione. Cambiato, ma non per il meglio, vorrei dire. Ma è tornata la luce, ragazzi. No, fa ancora cagare sto posto. Pronta? You know what to do. Sai cosa devi fare? No. Sto camminando come un coglione da quando è iniziato il gioco, onestamente parlando. Non so cosa devo fare. So che ti devo sparare. E questa è una cosa che ho intenzione di fare al più presto. Oddio, non ho visto che c'erano le armi. Oh, c'è un'altra pistola. Ah no, le chiavi della moto. Di quale moto stai parlando, Frank? Di quale moto stai parlando? Hanno provato prima ad aprire le armadiette, adesso me le ha fatte aprire. Di quale moto stai parlando, Francine? Bel bastardo. Oh Gesù, ho evocato qualcosa che non avrei dovuto evocare. Non avrei dovuto raccogliere qui. Oh, la moto! Cosa? Vado via! Non è stata una buona idea. Non è stata affatto una buona idea. Ho fatto qualcosa di molto brutto. Pensi di essere scappato nella normalità, nel mondo normale, ma era troppo tardi. La cerimonia era già iniziata. Delle oscure figure stanno viaggiando nell'ombra. È solo una questione di tempo. Oddio, no, devo rifarmi tutto allora. Oh madonna mia. Volevo vedere tutti i finali, volevo sapere cosa sarebbe successo lì. Magari era questo il finale, probabilmente, non lo so. Comunque, siamo, diciamo, allungati anche troppo con questi giochi. Spero vi siano piaciuti, ragazzi. Fatemi sapere, di nuovo, vi chiedo, con un like, se vi è piaciuto questo genere di episodio, questo genere di format. Ne porterò altri, sicuramente, perché è divertente giocare questi giochi e sostenere questi sviluppatori. Perché, per esempio, questo è una piccola perla, una piccola gemma, veramente... Tanta roba, mi ha spaventato un bel po' di volte. Ma anche gli altri mi hanno spaventato. Quindi sono tutti e tre stati belli oggi, devo ammetterlo. Questo mi è piaciuto forse più di tutti, perché comunque era un po' più, diciamo, lungo e complesso. Ma questo non implica che gli altri fossero brutti. Per esempio anche il primo Podrick mi ha fatto molto ridere, mi è piaciuto davvero tanto. Comunque gente, vi auguro una bellissima giornata. Ci vediamo al prossimo video. Bye.